Benvenuto su MDF Travel. Oggi vorrei parlarti di un accessorio indispensabile se tu vorrai fare un video delle tue vacanze oppure magari un vlog. Questo accessorio è indispensabile per ottenere filmati di qualità. Di cosa sto parlando? Ovviamente del microfono. Ora posso finalmente iniziare a parlarti di questi fantastici microfoni. Hollyland Lark M2. Tra pochissimo analizzeremo nel dettaglio questi microfoni, ma prima vorrei chiederti un favore, che a te non costa nulla, ma per me è di fondamentale importanza. Quindi se i miei contenuti sono di tuo gradimento, ti invito a iscriverti al canale, a lasciarmi un like e magari lasciarmi anche un commento per condividere la tua opinione con me. Bene. Mettiti comodo, così scopriremo insieme come mai la mia scelta è ricaduta proprio su questi Hollyland Lark M2. Ma prima di tutto voglio farti una premessa. L'audio integrato dei nostri smartphone oppure action cam purtroppo non è proprio adatta a questo scopo. Ovvero, sì, potrebbe andar bene se siamo vicini al nostro dispositivo. Però se per un motivo o per un altro ci dobbiamo allontanare, oppure se in quel posto dove dobbiamo registrare c'è veramente tanto rumore, l'audio del video non verrà affatto bene e per questo ti consiglio di acquistare i microfoni wireless, che siano questi oppure di altri marchi, questo starà a te scegliere. Adesso vorrei spiegarti il perché ho acquistato la versione combo e non la versione singola. Ho acquistato la versione combo per il semplice fatto che al suo interno, oltre la ricevente USB-C e USB-C Lightning, non so come si chiama quella per iPhone 14 e precedenti o per iPad, abbiamo anche questa, come abbiamo già visto prima, questa ricevente che serve per attaccarla alle action cam. Infatti io ho anche una GoPro 12 e questo mi permette in un attimo di collegare questa ricevente con la GoPro oppure di collegare sia la GoPro che lo smartphone in contemporanea, non sul solito video. Praticamente con l'iPhone faccio un video, mentre con la GoPro ne faccio un altro, magari non io, magari un'altra persona, e entrambe registrano il video. Questo perché? Perché in post produzione, se io creassi un video non direttamente collegato all'audio, quindi slegati, poi andarli diciamo a sincronizzare nei software di post produzione non è a volte semplicissimo e si vedono dei piccoli lag. Invece in questo modo io posso registrare sia con lo smartphone sia con la GoPro e avere tutto sincronizzato in automatico. Per me era la scelta da fare. Oltre al box di ricarica, ovviamente riceveremo un cavo USB-A con uscita USB-C per ricaricare il box attraverso il proprio slot, il suo slot. Ok, questo lo possiamo utilizzare sia sugli adattatori, le prese a muro, quelli per ricaricare gli smartphone, sia che da PC funziona lo stesso, oppure il doppio jack da 3,5. Questo qua serve per collegare, come potete vedere, l'adattatore per le action cam o per le macchine fotografiche. Questo qua lo mettiamo nella slitta, perché vedete qua, questo qua si collega anche alla slitta oppure si può pinzare, nessun problema, funziona in tutti e due i modi. E questo qua lo colleghiamo direttamente alla macchina fotografica oppure all'action cam, nel mio caso alla GoPro, quindi lo attacco alla GoPro e questo qua funziona direttamente sulla GoPro. Oltre a questo riceveremo anche due gatti morti, che queste qua sapete benissimo a cosa servono, nel caso non lo sappiate ve lo spiego, servono da applicare, c'è un elastico qua dentro, non si vede perché è tutto nero, comunque c'è un elastico da applicare qua, praticamente ci mettiamo intorno al nostro microfono questo gatto morto, è chiamato così in gergo ovviamente, e serve per attutire il vento. Non l'ho mai testato in quanto in esterno quando sono uscito non c'era vento, quindi diciamo non mi è mai servito. Ok, poi abbiamo due clip, una ce l'ho io in questo momento attaccata con questo microfono, l'altra è questa per l'altro microfono, come potete vedere che è qua. Ok, poi abbiamo due riceventi,
Una è questa che vedete con la presa Lightning di iPhone o dell'iPad, quello che avete voi, non lo so, mentre un'altra USB-C è in questo momento collegata al dispositivo, essendo un iPhone ha la presa USB-C essendo un 15, ok? E quindi ne abbiamo due, uno Lightning e uno USB-C. Oltre a questo abbiamo un accessorio fantastico, signori, è fantastico questo, praticamente è una collanina che voi la potete indossare così, proprio facendo così, e qua potete mettere l'altro microfono, ve lo faccio vedere proprio in diretta, qua posizionato, guardate, è magnetico il microfono, lo posizioniamo qua e noi andiamo in giro senza nessun problema, non sappiamo dove appenderlo, semplicissimo, lo mettiamo al collo, siamo d'estate magari a petto nudo, vogliamo fare un video in spiaggia, eccolo qua, ci mettiamo una catenina, collanina, catenina, chiamatela come volete, e possiamo riprendere. Oltre a tutti questi accessori che abbiamo appena visto, ovviamente all'interno sarà contenuto il manuale e alcuni stickers per personalizzare eventualmente il microfono, ma a me piace così e quindi non lo personalizzo. Ok, bando alle ciance, ormai vi ho fatto vedere come sono. Parliamo subito di questi microfoni. Al momento l'unico problema che ho riscontrato in questi microfoni è il loro peso. Sono veramente leggeri, 9 grammi. E in questo momento non mi accorgo di averli indossati e quindi mi è successo, sono andato in giro con il microfono attaccato senza che lo stessi usando. Perché? Perché quando ho finito la ripresa non mi ricordavo di averlo, talmente leggero che me lo sono dimenticato qua. Me l'ha fatto notare una persona e mi ha detto: ma cos'è quell'affare lì che è sulla maglia? Pensava fosse un insetto e invece era il microfono. Vi ricordate prima quando vi ho detto, anzi vi ho parlato del peso? 9 grammi? Ma ne siete convinti che siano così piccoli? Facciamo un esempio. Allora, prendiamo questo adattatore. Vedete, un USB, un classico USB. Lo metto a fianco. Che ne dite? Può essere piccolino? Immagino già la vostra domanda e il vostro stupore. Ma come ha fatto Hollyland a fare questi microfoni in uno spazio così piccolo? Questo non lo so, ve lo garantisco. Non sono un ingegnere, quindi io non so assolutamente questa risposta. Però vi posso dire che funzionano veramente bene, li ho testati anche in esterno e non ho riscontrato alcun tipo di problema. Per la longevità non ve lo so dire, li ho acquistati poco meno di 2 mesi fa, quindi sono nuovi, sono ancora in garanzia e quindi non ho avuto modo di trovare dei difetti al momento. E sicuramente la loro migliore caratteristica è l'autonomia. Infatti, con il box di ricarica presente nella versione combo, l'autonomia dichiarata arriva fino a 40 ore. Infatti questo box può fare circa 3 volte e mezzo la ricarica dei microfoni. Un microfono dura circa 10 ore, quindi ricordatevi che se acquistate la versione singola avrete un'autonomia circa di 10 ore. Ovviamente poi li potrete caricare come meglio credete, magari quando siete in giro. Se vogliamo parlare di qualità, questo è l'audio che state sentendo proprio da questo microfono. Infatti il microfono ce l'ho io attaccato qua e la ricevente è proprio qua vicino all'iPhone, ok? E quindi questo è proprio l'audio originale senza nessuna manipolazione. Ma adesso volevo farvi vedere come funziona l'accoppiamento tra microfono e ricevente. Allora prendiamo per esempio il box di ricarica con all'interno quest'altro microfono, ripeto, uno è qua. Adesso, estraendolo, vedrete che inizierà a lampeggiare. Vedete qua in cima, poco qua sotto, c'è un LED blu che sta lampeggiando e ha già smesso di lampeggiare. Vuol dire che è già accoppiato alla ricevente, quindi un plug and play veramente ottimo. Sono ovviamente dotati della riduzione del rumore, quindi per ambienti esterni, e trasmettono fino a 300 metri di distanza. Ovviamente le loro migliori performance si avranno entro i 20-30 metri, senza nessun ostacolo tra il microfono e la ricevente. Parliamo adesso di riduzione del rumore. Come fare ad effettuare una riduzione del rumore con questi apparati? Allora, prendiamo il nostro microfono, che vedrete sta lampeggiando per connettersi alla ricevente. In questo momento è connesso, come vedete è rapidissimo, come ripeto, ma ecco qua a voi il pulsante giallo. Questo pulsante giallo, adesso guarda, vi faccio vedere che è praticamente in LED blu, cliccandolo il LED diventa verde.
Con questo abbiamo un feedback visivo che il nostro microfono è sì collegato alla ricevente, ma in modalità riduzione del rumore. Ma volevo adesso rendervi partecipi, quindi farvi ascoltare questa riduzione del rumore. Siamo in casa, quindi non è che abbiamo del rumore di sottofondo. Lo provo a ricreare artificialmente. Ho fatto partire un brano da YouTube in modo da non avere problemi di copyright, quindi sono andato a aprire le raccolte audio utilizzabili liberamente, quindi se non sapete dove reperire musica, questo è il posto adatto. Adesso facciamo giusto questa prova. Adesso state sentendo l'audio con la riduzione del rumore attivo, quindi questa è la musica in sottofondo e questa è la mia voce. Sentite qualche differenza? Sentite troppa musica? Sentite poca voce? Fatemelo sapere nei commenti. Ma adesso ascoltiamo lo stesso audio senza riduzione del rumore. E questo invece è senza riduzione del rumore. Notato differenze? Scrivetemelo nei commenti. I LARC M2 sono dotati di un sistema Dual Anti-Interference e praticamente con un sistema interno che vi posso far vedere in questa diapositiva, va a diminuire il rumore di fondo. E invece con la loro costruzione in metal mesh sono anche protetti dalle interferenze radio, interferenze a infrarossi e qualunque altra interferenza che potrebbero disturbare il segnale. Comunque non preoccupatevi, perché se la riduzione del rumore non è sufficiente oppure il volume dell'audio non è di vostro gradimento, abbiamo sempre un'app a disposizione, sia per Android che per iOS. Quest'app all'interno cosa ci permette di fare? Potremo andare a modificare pochi parametri, è molto semplice da utilizzare. In pratica possiamo sia misurare e modificare il livello del suono che la riduzione del rumore per adeguarla ai nostri scopi. E siamo giunti alla conclusione di questa breve ma intensa recensione di questo fantastico prodotto. Ricordo che questo video non è sponsorizzato da Holyland, quindi io non sto percependo alcuna commissione a parlarvi di questo prodotto. Lo sto facendo perché, come vi ripeto, secondo me è un prodotto molto valido, fantastico, mi ci sto trovando bene e quindi vorrei solamente condividere con voi la mia esperienza con questo prodotto. Se ancora non l'avete fatto, ma questo video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace a questo video e a commentare. Datemi una vostra impressione, una vostra opinione su questo prodotto. Se avete domande, scrivetemele nei commenti in modo che io possa soddisfarle in base alle mie conoscenze, ovviamente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!